Un salutissimo agli amici di Mythical Snake. Allora ragazzi, nuovo unboxing. Nulla di particolare, ma è solo un accessorio che ho acquistato per la mia fotocamera che mi servirà molto. Quindi facciamo questo unboxing subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccoci qua, come al solito avete anche qui la seconda inquadratura e andiamo subito ad aprire questo pacco e vediamo un po' come è fatto. Sì, ok, va bene, io lo ammetto subito che con queste linguette io ho un problema. Ok, l'abbiamo tolta, mettiamola a parte e andiamo subito ad aprire. Voglio dirvelo, sarà un unboxing nulla di che, però per come sono fatto io non è che riceva tanti pacchi, non è che faccio molti acquisti, però ogni cosa, ogni acquisto che faccio è sempre un buon motivo per farne un unboxing. Allora, confezione Amazon, buttiamo via. Andiamo subito ad aprire questo pacco. Intanto sulla confezione Power Extra, ok? La marca del produttore, che poi tra l'altro vedo che qui è della Ross l'alimentazione. Ok, ma vabbè, questi sono piccoli particolari. Allora, questo è un accessorio che stavo cercando da tempo e finalmente ne ho trovato uno. Allora, io lo vado ad aprire. Perfetto. Allora, vi dico subito, vi faccio subito vedere da qui. Praticamente sono delle batterie di supporto per la mia Canon, perché una sola non è sufficiente per i video. E poi, oltretutto, oltre a queste due batterie di supporto per la Canon, insieme ho acquistato anche un alimentatore che può essere ricaricato, che può essere utilizzato anche attraverso la USB, quindi molto molto comodo. Allora, vediamo subito come è fatto questo alimentatore. Praticamente qui abbiamo il cavo estraibile, ok, e può essere ricaricato attraverso un alimentatore. Ve lo faccio vedere anche da qui, cavetto USB che può essere utilizzato anche attraverso un alimentatore standard da parete di un qualsiasi smartphone. È anche molto comodo perché si va a nascondere direttamente sotto, diciamo, a questo power bank per batterie. Poi dentro abbiamo anche un fazzolettino per pulirlo, ma va bene. Poi abbiamo anche un cavo di alimentazione, di ricarica, di supporto. Però purtroppo, ragazzi, ma cioè, ci stanno queste tecnologie, non ci sta la USB-C. Guardate un po', abbiamo ancora un micro USB, ragazzi. Beh sì, vabbè, è un po' antiquato come connettore, però vabbè, ci sta. Allora, intanto qui abbiamo visto il cavetto e qui possiamo anche vedere un display che ci indica lo stato di carica delle batterie al suo interno. Però io direi di provarlo subito. Allora, io vado subito ad aprire queste due batterie anche per vedere come sono fatte, perché ragazzi, a me servivano veramente, perché capita che ci abbia la batteria principale scarica, però purtroppo non avendone una di supporto mi tocca stare lì a aspettare che si ricarichi il tutto. Allora, mettiamole subito all'interno e vediamo un po' come funziona. In questo modo, perfetto. Ok, poi vediamo così, sì, ok, togliamo la protezione anche a quest'altra e perfetto. Allora, sì, come potete vedere le batterie vanno in questo modo, in modo verticale. Adesso non resta altro che collegare il tutto all'alimentatore. Allora, vediamo un attimo e vediamo un po' come funziona. Allora ragazzi, adesso lo collego qui sull'alimentatore da parete, stacchiamo un attimo il mio smartphone che sta registrando e vediamo un po' come funziona. Metto tutto qui e voilà ragazzi, fantastico. Allora, da qui potete vedere il display, però adesso facciamo una cosa, io metto direttamente avvicino direttamente lo smartphone in questo modo e voilà, vi faccio vedere un pochino più da vicino perché il cavetto è corto. Ed ecco qua, qui sopra abbiamo le due batterie che ci indicano lo stato in carica, e questa è una buona cosa per me perché almeno so quando la batteria è carica e so quando è scarica. Oddio, il LED la dice tutta, il LED di ricarica, però devo dire che avere questo display monocromatico qua sopra
è buono perché almeno mettendo all'interno la batteria posso sapere anche a che punto sta, quindi posso sapere il livello di carica attraverso questo display. Ok, eccolo qua. Devo dire che è molto maneggevole, portatile, e non solo lo posso utilizzare in questo modo, ma ripeto, posso utilizzare il cavetto micro USB, che io di questi ne ho una marea anche di questi, eccolo qua, e lo vado a collegare qua nella parte alta micro USB. Avrei preferito la USB-C, ma vabbè, questi sono dettagli. Beh ragazzi, allora io adesso lo tolgo un attimo dalla carica. Allora, io dovevo per forza acquistare uno di questi perché veramente mi serviva, perché capita che ogni qualvolta che giro un video non sembra la batteria è carica. Beh, perché non controlla mai prima una cosa del genere? Non lo so, ma veramente ragazzi, sempre scarica. Quindi da adesso in poi non avrò più questo problema, perché ricarico queste due batterie, e se avrò la batteria principale scarica a quel paese, utilizzo una delle due che ho di supporto. Allora ragazzi, beh sì, ok, è stato un unboxing così veloce, volevo portarvelo sul canale, e di questo sì, risistiamo l'inquadratura, di questo alimentatore con due batterie di supporto vi lascio il link qua in basso in descrizione. Quindi ragazzi, se anche voi volete acquistare, se anche voi avete la mia stessa fotocamera, la Canon PowerShot SX730HS, non posso far altro che consigliarvi questo power bank per batterie, questo alimentatore qua, molto molto comodo per davvero. Quindi link in descrizione. E ragazzi, io finisco qui, e magari sì, lo so, devo portarvi ancora un video dedicato alla mia Canon, ma lo farò presto, lo sto preparando e presto arriverà, magari arriverà allegato insieme a questo accessorio, ma arriverà, ci sto lavorando un pochino. E per il resto è tutto, unboxing fatto, non ho più nulla da dire, link qua in basso in descrizione di questo prodotto, e che devo dirvi, come al solito, beh, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, lasciate un bel pollicione in su se questo video vi fosse piaciuto, e oltretutto ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché ci tengo veramente tantissimo, dai, aiutatemi a crescere. E oltre a questo, che dirvi, dimentico qualcosa? Forse no, forse sì, e sono presente anche su Instagram, @mythicosnake, e vi raccomando, condividete questi video perché aiutano veramente tanto, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! E adesso io devo ricaricare queste due batterie per i miei prossimi video. No, devo dire, niente male, davvero molto molto comodo. Ciao!